Bella gazzettari, torniamo con un nuovo episodio della rubrica Buongiorno UFC che vi porta news giornaliere sul nostro sport preferito. Non scordatevi di lasciare un like per supportare il mio lavoro, di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati e soprattutto di attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia. Allacciate le cinture e si parte! Israel Adesanya, come sempre, ha rilasciato un video nel suo canale YouTube nel quale va a fare un po' il breakdown dell'evento di UFC Fight Night di Londra e lo fa ovviamente in tempo reale, andando a fare un commento poco simpatico su Darren Till, suo concorrente nella categoria dei medi. Infatti Izzy va a gettare un po' di discredito sul fighter inglese dicendo che ha esagerato, che non doveva entrare nel ring insieme a Spinal, non doveva prendersi la gloria che spettava invece all'atleta di Manchester e dunque l'ha un pochino sfottuto. Ovviamente la risposta è arrivata in tempi rapidissimi, direttamente dall'account proprio di Darren Till, account Instagram, nel quale va a attaccare Stylebender e gli dice: sei un idiota, Thomas Aspinall mi ha chiesto di entrare nella gabbia insieme a lui, continua pure a prendermi per il culo per le mie sconfitte, fratello, ma sappi che un giorno tornerò e tu mi guarderai trionfare. E poi frecciatina anche di Darren Till contro Izzy Adesanya, che gli va a dire: anche te non è che sembravi in splendida forma nei tuoi ultimi incontri, un consiglio? Stai lontano dalla coca, non fa bene alla salute dei fighter. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa polemica. Dal mio punto di vista Izzy se la poteva proprio risparmiare. Il campione dei massimi, re indiscusso della categoria principe della UFC, si è finalmente operato a quel menisco che tanto lo aveva fatto patire e ci ha fatto sapere a mezzo social che è andato tutto bene. Dice infatti tramite il suo account di Instagram: l'operazione al ginocchio è andata molto bene, non ci sono danni al menisco, ringrazio il dottore che mi ha operato e lo staff che si è preso grande cura di me. Ovviamente adesso si passa alla riabilitazione per poter tornare al meglio in pista. Un saluto, il King. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate dell'operazione di Francis e se siete in super attesa per il suo ritorno nella categoria dei massimi. Dana White, post UFC Fight Night di Londra, è ovviamente andato in conferenza stampa come sempre, ragazzacci, e gli hanno fatto un sacco di domande, soprattutto evidentemente sugli atleti inglesi. In particolare si è soffermato sulla situazione di Paddy Barry Pimblett, dicendo che, come da video che vi porto subito sotto, il faccia a faccia tra Aspinall e Volkov ha fatto poco più di 100.000 visualizzazioni, quello di Paddy Pimblett più di 3 milioni, ragazzi. Praticamente Paddy consacrato come futura star della UFC proprio dal pelatone di Brazzer, Dana White. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, anche perché con buona probabilità in settimana uscirà un bel video proprio su Paddy the Baddy. I'll give you an example. So, on my Instagram I posted the face-offs yesterday from the heavyweight fight, did 120,000 views on my Instagram. Paddy's face-off did 1.3 million. So all the talk going into this fight about his walk-in and all the shit, listen, it's real. This kid's got a ton of hype behind him, and tonight he showed everybody that he's the real deal. Nate Diaz la spara grossa, la spara davvero pesante e dice di voler fare un bel passaggio in Bellator, ragazzi. Infatti, utilizzando l'assist di un compagno che si presterà tra poco a combattere ad aprile, ha detto: perché no, mi piacerebbe poter combattere ad aprile a Bellator e magari combattere nella stessa card nella quale combatte lui. Ragazzi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, anche perché potrebbe essere davvero una di quelle situazioni che potrebbero andare a cambiare in maniera abbastanza radicale i giochi di forza tra le promotion delle MMA, ragazzi. Perché il passaggio di Nate Diaz, nonostante sia sportivamente abbastanza in declino, a livello mediatico sarebbe un passaggio mostruoso. E andiamo a chiudere col buon vecchio zio Chael Sonnen, che dice a Magomed Ankalaev che si deve mettere in fila per aspettare il suo posto prima di avere una title shot. Infatti il russo aveva richiesto a gran voce
nella card di settimana scorsa di volere una title shot, dato che ormai sono un bel po' le vittorie che è riuscito a mettere in fila. Il buon vecchio Child ha sempre un punto di vista molto interessante sugli scenari delle MMA, in particolare della UFC, dato che è stato uno dei primi a cavalcare di gran carriera la promotion statunitense nel momento in cui era davvero lì per esplodere. Quindi ha grande conoscenza sia dei fighter sia dello sport, ma soprattutto degli intrecci e dei magheggi che stanno dietro ai contratti dei fighter. Nello specifico, Chael ha detto che chiedere di combattere per il titolo non vuol dire avere il titolo, ma vuol dire entrare nel mindset di poter avere un'opportunità per la title shot. Quindi andare a richiedere a gran voce una title shot è il primo passo per mettersi in fila e ottenerla concretamente. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, però io vi dico senza dubbio che sta categoria sta davvero incominciando ad essere molto competitiva, sia light heavyweight sia heavyweight, ragazzi, secondo me nel 2023 esploderanno. Fatemi sapere che cosa ne pensate dal punto di vista del vecchio zio Child e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao belli!